Sono qua con la mia cavia preferita, ovvero mia cugina, visto che l'ha acclamata. Ogni tanto mi dite quando ritorna, e ritorna. L'altra volta almeno poverina mangiava, stavolta non devo fare niente, devo stare ferma immobile. Cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a fare la laminazione con il kit preso su Amazon, che si chiama Lash Lift. L'ho provato due volte io, una volta su un'altra persona, e siamo ancora vivi. Ti rassicura questo? Molto. Non sbagli, perché tu sarai l'eccezione. Che cos'è la laminazione? Lo andiamo a spiegare? No, perché non lo sappiamo. La laminazione è, diciamo, la permanente alle ciglia. Le ciglia solitamente, a meno che non nasci con un culo, non è il nostro caso, fanno così in giù. Quindi con la permanente gli dai la curva in su, quindi automaticamente creano un effetto ventaglio e sembra che tu abbia il mascara, abbia degli occhi da cerbiatto. In realtà hai barato. Funziona specialmente sulle persone che hanno le ciglia lunghe. Nel mio caso, avendo tre peli di culo, l'effetto è durato... Tre peli di culo? Ma adesso lo un po' che ce l'ho. Le mie peli di culo... gli altri peli di culo? Quindi te li faccio vedere dopo, perché ce l'abbiamo di famiglia, abbastanza lunghi e corposi. Ecco, avvicinati un po' così facciamo vedere le ciglia, guarda in alto. Cioè lei le ha belle, lunghe, però non sono particolarmente che vanno in su, però a differenza mia almeno le ha. Ok, quindi cosa fare innanzitutto? Deve essere assolutamente occhio struccato e ce l'abbiamo, deve avere gli occhi e ce l'abbiamo. Prima cosa da fare è pulire le ciglia con il Cleans, che è il barattolino 4, che voglio dire, scusate signor Lash Lift, voglio dire, se il primo passaggio è il boccetto 4, non potevate chiamarlo 1? Cioè, vabbè, vieni con me, vabbè. Non sono molto furbi. Eh no, infatti. Quindi mettiamo su un dischetto di cotone un po' di cleanser e andiamo a pulire gli occhi. La nostra cavia... L'ho detto che ti chiami Sara. Sì, ho detto sulla mia cugina si chiama Sara. Vabbè, cugina. La nostra cavia Sara... Drago Elliot va benissimo. Drago... Si dico benissimo, ma è quella di Drago Elliot. Tu puoi fare anche scoprire la cura per il cancro. Sarai quella che ha detto Drago Elliot. Perfetto. A questo punto... dobbiamo scegliere che curvatura dare alle ciglia. Più è larga e meno intensa, più è stretta e più intensa. Ragazzi, è laureata, ve lo giuro. Sta giocando con dei gommini. Non l'ho presa dal reparto special. Tieni mezzo aperto, occhio. Ma sai che forse non le vuoi tanto incurvate? Come se avessi il mascara, tipo. Venirò qua, vado a prendere lo stuzzicadenti. Tu i trattieni, puoi dire cose interessanti. Cosa intendevi con stuzzicadenti? Dobbiamo fare con lo stuzzicadenti. Perché devo mostrare la pupilla, capito? Stacco, scena dopo, tipo arancia meccanica, io con gli aghi, così. Beh, ci stiamo andando incontro ad Halloween, scusa. Ah, giusto, giusto. Ciao, pallino. Dice pallino. Pallino. Che matto che sei. Sei un po' matto, eh. Allora, mettiamo un po' di colla per ciglia sul retro del gommino per appiccicarlo alla palpebra. Mettiamo. Sventolin, sventolan, sventolano di Predolin. Sei d'accordo con me su questo? E lei sapete che fa pole dance? Faccio pole dance. Oh, perché... dicendo sventolante, sì, non c'è niente che faccio pole dance. Mi sa che non lo faccio da te. Ditela su Instagram, caviglie deboli. Ma che cosa mi ha fatto a cucinare le caviglie? Pensavo che tu stia sfoderando, che ne so, una malattia. No, sono una... malata, guarda! Allora, è una mega cheat della Disney. Del momento di Hercules, quando Megara fa tipo la sciocchina e gli cade addosso, Hercules si dice scusa, le caviglie deboli. Ok, abbiamo capito caviglie che non deboli. Stai fierendo su problemi no. Immaginari. No, però ci penso ogni tanto quando tipo prendo le storte, così penso alle caviglie deboli. Allora mi dica, non è tutto fake, ah, veramente. Sono proprio io. Allora, chiudi l'occhio. Facciamo un po' di pressione
fino a che non sentiamo il bulbo, diciamo, abbandonare il corpo. No, perché deve attaccarsi bene, se non si attacca bene questo ce l'abbiamo nel ratto. So che tu che ci stai guardando ti piace, ma in questo momento non va bene. Ok, abbiamo, fa piacere, vero? Tanto. Facciamo la stessa una cosa leggerina. Adesso mi serve la tua mano. Tienilo premuto più che altro negli angoli, vedi che pian piano se non si stacca. Aspetta, no. Diciamo che l'aiuto suo è stato spostarlo. Ok, perfetto. Tieni così. È l'intrattenimento perché non posso mettere più le canzoni, c'è il copyright, ti banano per niente, quindi... siamo a low budget, mi spiace dirvelo. Perché non si era capito, no? Infatti su questo stato meraviglioso, praticamente dentro gli stronzi di Malino. Sei in un bagno delle Kardashian. Ok. No, come potete vedere in questo momento già sta ordinando il cane d'accompagnamento. La ringraziamo. E andiamo a mettere il prodotto qua sopra, perché poi devono appiccicarsi le ciglia qua sopra, quindi sventoliamo perché deve fare un po' di aderenza, se no non attacca manco pucaz. Allora, in questo passaggio è importante tanto assicurarsi che sia ancora viva e vegeta, lo è. Ma Paolina sta guardando! Bravo, amore mio! È importante separare le ciglia, perché sennò poi una volta... Questa è la forma che avranno finale. Se voi le agglomerate tutte in un punto, poi sembra che abbia un tarzanello. Che in realtà mi piacerebbe come troll, ma poverina, è l'unica che si presta. Ma la gioco! Come si chiama la fobia di farsi toccare gli occhi, degli occhi? Non ho idea, esiste? Beh, sicuramente, su sì, qualsiasi sì, cosa. Sì. Un bel disclaimer all'inizio, occhio. Occhio letteralmente. Ok. Comunque la proposta è stata, vuoi stare scomoda? Un pochino scomoda per più tempo o molto scomoda per meno tempo? È vero. Ovviamente molto scomoda per meno tempo. Perché non ho un palo da fare uno stacchetto? Facendo. Stava ventolando anche l'altro che non serviva, ma fa piacere comunque vedere della collaborazione vincente. Allora, vediamo se tira, se no bisogna risventolare. Ma io non devo fare poi niente? No. Ah sì, in effetti è vero, mi sono dimenticata di dire, per un giorno o due non bisogna buttare il getto diretto della doccia. Ok. Sugli occhi ovviamente. Il buccio del culo te lo puoi lavare tranquillo. Vabbè, la doccia l'ho fatta ieri, per un mese sono a posto. C'è qualcuno che ci crede, te lo dico. Oh mio Dio, è quella lì che non si lava. Giusto, è passato da quella lì del Drago Elliot alla cugina che non si lava. In realtà è tutta una tattica, hai già dato il mio Instagram, mi sto dando questa informazione della doccia, mi apro OnlyFans, ciao. Esatto, caviglie odorose. Se volete le mutande delle cugine, le vendiamo a stock familiare. Che business. Posso anche sgommarle su richiesta, però lì c'è il supplemento, perché comunque è la firma dell'artista. È come chiedere, che ne so, a Pollock di firmarti. È un Pollock, anche io sto pensando a Pollock. Adesso mettiamo la permanente vera e propria. Quindi, la permanente, vado a vedere quanto va in posa, che non mi ricordo. Io come sono? Va in posa 8-10 minuti. Ok, una scena horror praticamente. Va in posa per 8-10 minuti, quindi lo applico, poi mettiamo la pellicola e poi la nostra mitica dovrà stare con gli occhi chiusi per 10 minuti. Quindi. E puzza un po' di scorreggia, un po' anche di uovo marcio. Madonna, davvero? In realtà ho scorreggiato io, che carina, che ancora non riconosce il mio odore dopo anni. Ora non sento più la puzza, eri veramente tu. Ormai non capisco più se scherza, se dice sul serio. Prendo quello che arriva, okay. Sai cosa ho comprato su Temu all'età di 37 anni? Che hai comprato? I cosi per lì. Per fare le pompe. Mi sa che ti per scorreggiare. Sì, sì, ti scorreggiare. Ah, quelli che ti siedi e fa la scorreggia. No, no, le scorregge proprio le che stanno di uovo marcio, quelle tiri e stanno di scorreggia malata. No, non ti fanno domande. Sono scorregge che tu, cioè, schiacci la cosa nella confezione, si gonfia per una reazione chimica,
Poi lo lanci e puzza di uovo marcio. E invece indovina chi l'ha comprato? Ah, no, beh, certo. Una volta inventato. Finisce nelle mie mani. Ok. Lei è sempre più allegra, come potete vedere. Abbiamo messo la permanente. Dopo la permanente, mettiamo il fixer, cioè il prodotto blu che fissa la permanente. Quindi andiamo. E poi in posa altri 10 minuti. Non essere troppo felice, non dimostrarlo così apertamente. Da quest'occhio c'ha tipo un ciuffetto che ogni passaggio continua a scendere. Secondo me ci ho dato il Viagra perché è rimasto duro. A questo punto rimettiamo la pellicola e in posa altri 10 minuti. Ma adesso vi devo far vedere una cosa che prima non ho fatto vedere. Come le posiziono la pellicola. Un attimo, pensavo avessi preso un vibratore, te lo giuro. Un sex toy, perché mi sono sentita... Ovviamente usato e sporco di merda. Perché fa più aderenza. E sfruttiamo l'orecchio per posizionare. Poffi, poffi e poffi. Vedete, sembra un'eroina di una serie TV thailandese. A low budget. Quindi mettiamo un 10 minuti e aspettiamo. Perfetto, allora questo suono delizioso che sentite è Pallino che sta defecando, ovviamente. Grazie amore per deliziarsi. Il terzo passaggio consiste nel mettere la nutrizione alle ciglia. Quindi è un passaggio che per fortuna non va impellicolato, per la gioia della nostra cavia. Quindi mettiamo il nutrimento, che sicuramente sarà un cazzo di olio, però vabbè. E lasciamo in posa 5 minuti. Cioè queste due ciglia che continuano anarchiche. Sì, totalmente a staccarsi. Però una volta che poi si tolgono anche le altre, si uniforma, non si noterà particolarmente. Ora si nota perché le altre sono impennate, quindi. Chiudo? No, puoi tenerlo anche socchiuso volendo. E ci vediamo fra 5 minuti. Manca un minuto e nel frattempo metto il cleanser per togliere la merdaccia che è rimasta appiccicata agli occhi e mi sta cadendo la qualsiasi. Praticamente potevo direttamente fare tutto per terra, facevo prima. E andiamo, tanto quanto manca un minuto, direi. Allora, poi e facciamo un po' leva dietro per staccare il gommino. Che cazzo si è appiccicato all'occhio? Prima si è appiccicato un pezzo di plastica. Perfetto. Due. Ok, adesso chiudi bene l'occhio. È rimasto appiccicato. C'è ancora? No, non c'ho. Sì. Sì. Aspetta, devo mettere più olio. Sì, signora. Alexa, stop. E c'è rotto, cazzo. Però. Poi una volta che smettiamo la tinta, crea l'effetto. Ah, non c'è nemmeno la tinta. No, non c'è la tinta. Qua c'è un po' di colla. No, c'è una ciglia che si è stata. Taglietela tu, vedi qua. Ok, adesso facciamo la tinta. Quindi tieni questo. Anzi, riesci ad aprirlo perché non ci riesco. Sì. Dovrebbe esserci un angolino con una pellicola. Guardate che carini, sono a forma di farfalla. Io tolgo la... Per rendere le cose più facili, no? Forma di farfalla. Sì, in effetti. Vado a prendere la... Fai vedere? C'è questo buchino qua, mettiamo la tinta. È centrato perfettamente. Ma guarda che cazzo di forma gli è andato, ma dai, ma... 2 secondi fa non avevo detto che era una bella forma. Io ho detto che era un po' poco pratica. In effetti, avevi ragione. Ok, ora si mescola. Mescola pure che mi vado un attimo a sciacquare le mani. Si mescola e poi si applica le ciglia. Dovrebbe scurire a breve e fare l'effetto mascara sulle ciglia. Molto carino. Sì, molto carino. Ne mettono un chilo, perché è anche per le sopracciglia volendo, però... Ah.
Vabbè, ce l'abbiamo, nominazione sopra, ce l'abbiamo dermopigmentate, quindi non serve. Però, se uno volesse... Importante che tieni l'occhio socchiuso, perché se le ciglia ti toccano su, okay, ti rimangono le macchie nere, perché ti sporchi la palpebra di tinta. Vabbè che poi si leva con un po' di latte, però. Ok. Un po' più su? Ok, così. Dovresti sentire dei vapori che magari bruciacchiano un po', perché il vapore... non lo senti? Però a un certo punto si sente, perché il vapore va è vicino all'occhio, ti dà la sensazione che ti stia entrando dentro e ti brucia, ma è solo un film. Lo sento. Sentolati così. Ah, ok, aspetta. Abbiamo un ventaglio molto virile. Mio, come l'hai aperto così? Piano. Ha dei disturbi nello sventolare, l'ho detto già anche prima, ma non glielo volevo... Così non serve a niente, vabbè, facciamo così. Se stai ferma con la faccia, sì. La faccia? No, mi sembra un po' too much stare ferma con la faccia, ma sventolare. Mi è avanzato per l'esercito, a sto punto guarda. Vai. Me lo metto io, giusto per non sprecarlo. Così siamo in due a sventolarci l'ano. Attendiamo 10 minuti e poi non fare quello che stai facendo che ti tocca la palpebra. Sto cosa sto facendo? Se fai così non ti tocca la palpebra. No. Ok, ci vediamo fra un po', tanto noi dobbiamo sventolarci. Allora, siccome in due non facciamo un neurone, noi nel frattempo abbiamo mangiato bellamente tutto quanto, ci siamo guardate reciprocamente che avevamo degli schizzi neri in faccia. Tipo SpongeBob. Esatto. Nessuna delle due ha afferrato il fatto che ci rimanessero le macchie. Infatti. E ora c'è una macchia, abbiamo provato con l'acqua micellare, con latte, col profumo. La macchia lì è. Cioè, noi giustamente abbiamo detto, cazzo, facciamo la dermopigmentazione, dura 8 minuti, quando vogliamo che duri, perché abbiamo una pelle... Scusami, Serena. Ma non è colpa delle operatrici, è colpa della nostra pelle che assorbe. Mentre, quando vogliamo che una cosa se ne vada via, rimane. Però, allora, questo è l'effetto. Ora le ciglia sono un po' ancora appiccicaticce, quindi poi vanno aperte. Poi magari domani le chiedo una foto con le ciglia pulite. Però devo dire che un po' sono più scure, perché giustamente non fa l'effetto mascara, perché non ispessisce, però il ciglione, che non i è il pili. I pili rimangono più scuri e poi hanno un pochino alzato la piega. Non ci si può aspettare miracoli, perché comunque... Beh, però guarda. Sì, sì, sì. Poi magari ci metti un filo di mascara, diventano... Sì, però io che non mi trucco mai in settimana... Bella storia, quindi nel frattempo sto cazzo di kebab era un po' piccantino, stiamo smoccicando, sì, come delle vabbè, questo è tutto, ringraziamo la cavia numero uno, forever and ever, quindi chissà quale sarà il prossimo esperimento, sì. Volete che le faccia lo sbiancamento anale? Bene, questo è tutto, ciao dalla Rufina e dalla cugina. Ciao ciao!